Dicevamo, a proposito di santi, lascia stare i santi, cioè scherza con i fatti ma lascia stare i santi. In questo caso si può scherzare perché c'è una bella iniziativa di Banca Intesa, giusto? Esatto, Banca Intesa vuole introdurre, ma in questi giorni, proprio in questi giorni, siccome noi ogni tanto ci diamo dei marchi che ci mandano la cosa che loro rappresentano, in questo caso se Banca Intesa vuole mandarci dei soldi, noi li prendiamo. Non li prendiamo. Sì, secondo me ti manda l'agendina. L'agenda. L'agenda ti la manda. Fanno ancora? Ma, la faranno. No, non le fanno l'agenda più. L'agenda delle banche, guarda, sì. No. Cito la più bella battuta di Fiorello, ne ha fatte tante. Ma questa secondo me è la più bella. È un momento talmente tanto di crisi che il mio direttore di banca mi ha detto: mi regali un'agenda. Bellissimo. Banca Intesa San Paolo vuole introdurre i 4 giorni lavorativi settimanali. Curriculum subito! Bravi, 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 bravi. Ma pensate che bello anche qua DJ. Cioè, con Andrea e Michele, Fabio Volo facciamo. Ma un giorno ci allunghiamo di più. Un ma giorno no, ma saltiamo il martedì oggi. Il martedì, è inutile. No, dai, facciamo mercoledì che c'è Danilo, che è ancora meglio. Dai. Ma tanto fai lavorare lui. Che te frega della qualità del programma, l'importante è lavorare meno. Naturalmente questa cosa è ancora al vaglio dei sindacati, bisognerà vedere se ci sarà un accordo appunto tra il gruppo non e i sindacati. Non intoccando chiaramente il salario. No, questo no. Si tratta di fare 9 ore al giorno per un totale di 36 contro le 37,5 di un orario spalmato sui 5 giorni. Esperimento che già avviene in altri paesi, no? In Islanda per esempio anche le istituzioni pubbliche hanno aderito da molto tempo, alcune di queste, alle 4 ore, ai 4 giorni in settimana. In Giappone, diverse aziende già da molto tempo, insomma, ci sono. Io sapevo in Francia nella scuola fanno un giorno il mercoledì, adesso non vanno più a scuola e fanno più ore di studio durante la settimana. E poi anche invece in Inghilterra da giugno c'è un progetto pilota, ci sono 73 aziende che stanno seguendo questo orario e si trovano ma benissimo. Ma poi voglio dire, col telelavoro, ragazzi, puoi fare anche riunioni ovunque. Allora, avete fatto per caso ultimamente delle Zoom riunioni così? No, ultimamente io ho fatto una riunione per un programma, adesso magari mi odierà, ma c'è un'autrice che ha fatto il collegamento dal dentista. Lei era dal dentista. Era un po' troppo. Anche secondo me. Sì, però, magari hai da fare. Guarda quelle cose tipo, con la cosa c'è la dentista. Dico, potevi dire, comunque lo ascolti, o quel con la camera. Infatti, c'è stato qualcuno che ha detto, dal ginecologo evitiamo, se è possibile, andrologo, ginecologo e compagnia. Però, se uno si organizza queste cose sul lavoro già succede, no? Sui posti di lavoro con chi fa i turni a un'altra, eccetera, per venirsi incontro, ottimizzare il lavoro. Ma no? Parliamo di noi siamo qua, diciamo, alle 6, ok? Alle 10:30 massimo siamo fuori, quindi la nostra giornata lavorativa è. Ma chi? Voi? No, tu qui devi rimanere, per forza. No, tu previ hai altri orari, giusto? Tu vai ad cioè tu hai un orario preciso, devi stare qui fino alle. Se faccio le 7:45 da contratto. Veronica, quante ore fai? Fino alle 14. Stella, quante ore fai? Vediamo un po'. Variabile, è vero che lei. Patrizio, fino a quella devi rimanere? È come il Previ. Lunedì, venerdì? O anche il sabato? Allora, lunedì, venerdì, se faccio la settimana da 8, se no a volte mi chiedono di fare anche sabato o domenica, e quindi farei la settimana da 7. Che poi, per esempio, per il lavoro come quello di Patrizio, l'orario fisso non è tanto utile. Certo, no? Fare a cioè, è più utile che lo fai quando ci stanno dei programmi o delle sì, cose. Sì, no, ma infatti è così. È così. È modulato. Senso, anche perché, e qui magari qualcuno può mandarci un messaggio audio anonimo. Magari ne approfitti stando qui tanto per fare anche altro, no? No. Sì. No. Per esempio, i dischi economici, tu quando non li fai? Li fai a casa, ovviamente.